Buongiorno a tutte e a tutti, sono Luisa Mente, insegno didattica della lingua italiana presso il corso di laurea magistrale in italianistica del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Oggi, seppur in questa forma a distanza, per queste edizioni di Semi di Libri, insieme alle mie studentesse Noemi Cottone, Claudia Falco, Rosa Ficano e Marta Verbari, desideriamo condividere con voi alcune riflessioni ed emozioni che ci ha suscitato la lettura dell'ultimo libro di Alessandro Devenia, L'Appello. Prima di passare la parola alle studentesse, vorrei dirvi brevemente perché abbiamo scelto di parlarvi proprio di questo libro. Come forse sapete, tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 ce n'è uno che a me come docente e alle studentesse del corso di didattica, che saranno future insegnanti, sta particolarmente a cuore. È il Goal 4, ossia fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. In particolare questo obiettivo ci interpella per il suo declinarsi da un duplice punto di vista. Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti, ma anche garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo. Abbiamo allora provato a pensare insieme a un libro che parlasse di scuola e che ne parlasse in un'ottica inclusiva. E la scelta è caduta su questo libro di cui vi parleranno adesso Marta, Rosa, Claudia e Noemi. I libri che trattano il tema della scuola sono tanti e non sempre sono interessanti da leggere per dei ragazzi che vanno ancora a scuola. Ma questo libro lo fa in un modo particolare, che adesso vi racconteremo, e che ha dato a queste studentesse future insegnanti alcuni spunti per il loro futuro in classe. E anche dà ai docenti la possibilità di riflettere sul loro modo di insegnare e a tutti gli alunni una chiave di lettura diversa per guardare ai loro insegnanti. Passo adesso la parola a Marta. Buongiorno a tutte e a tutti. Come anticipato dalla professoressa Menta, abbiamo deciso di presentarvi il romanzo di Alessandro Devenia dal titolo L'Appello, che è stato pubblicato da Mondadori il 3 novembre scorso. Il protagonista è un professore di scienze dal nome Omero Romeo. Omero in greco vuol dire colui che non vede, omé oronne. E se è vero che è nome e nomen, ossia che il destino è nel nome, non è un caso che il professore sia cieco. La sua cecità, causata da una malattia, ha spinto per molto tempo a non insegnare, ma successivamente decide di mettersi di nuovo in gioco e si trova ad avere a che fare con una classe problematica che canta un'infelicità corale a cui ciascuno partecipa con un timbro inconfondibile. L'unico modo che il docente ha per vedere e per conoscere i ragazzi che ha di fronte è quello di fare l'appello. Lui modifica l'appello tradizionale perché ciascuno dei ragazzi non solo deve dire il proprio nome, ma deve anche raccontare un pezzo della propria storia e successivamente, se lo vogliono, dovranno anche avvicinarsi per far sì che Omero possa mettere le mani sul loro volto per alcuni secondi. Il docente, attraverso l'appello e anche il lettore, impara a conoscere i ragazzi, a comprendere le loro difficoltà, le loro ambizioni, i loro sogni e grazie all'appello i ragazzi progressivamente prendono coscienza della loro storia, della loro identità, si rendono conto di quanto la propria storia sia grande e non solo perché la mettono in comunicazione con quella degli altri. La classe è costituita da 10 ragazzi, c'è Elena nata sotto le aspettative del padre che prima della nascita la immaginava bellissima, Cesare detto Ruggine che si presenta con una sorta di rap poetico in rima e che vive in una casa famiglia, Achille, nerd e genio del computer, che entra a contatto con gli altri solo dietro ad uno schermo e soffre d'asma, Stella, ingabbiata dal lutto del padre morto quando aveva solo 10 anni, Oscar, che si sente se stesso solo sul ring con i guantoni. Caterina che fa volontariato con le persone con handicap perché sono i soli che non possono fingere di essere diversi da ciò che sono. Ettore arrabbiato con il nonno che è appena morto e l'ha lasciato da solo. Elisa che ama viaggiare e perdersi nei boschi ma che detesta il suo corpo. Mattia irregolare, vagabondo, schiavo delle droghe. Aurora che cerca il lato luminoso delle cose e preferisce non prendersi troppo sul serio. Davenia dà ai personaggi
una voce, organizzando dei mini capitoli all'interno dei 13 capitoli principali che sono titolati come mesi dell'anno scolastico e sono introdotti con il battesimo dell'alunno e la storia di ciascuno che viene narrata in prima persona. Anche Omero e Romeo cambia ed evolve nel corso del tempo, come testimoniano le pagine di diario che intervallano la trattazione, dal titolo Alla ricerca del tempo sprecato, diario di un professore cieco. Questi 10 ragazzi, affascinati dall'appello e affascinati da questa figura di docente, lotteranno per ribaltare lo schema tradizionale e per far sì che l'appello sia inserito anche nelle lezioni degli altri insegnanti. Anche la copertina del libro è semplificativa, in quanto si tratta di una lavagna in cui è disegnato come un gessetto un vaso da cui esplodono come una bomba ben 10 fiori. Anche l'autore nei ringraziamenti afferma: che cos'è la scuola se non un singolare variopinto mazzo di fiori che, invece di finire costretti dentro un vaso per allietare i nostri occhi, vengono lanciati nel mondo, ognuno con il suo colore, forma, essenza, per ricordare al mondo qual è il suo destino, la sua novità, la sua gioia? Proprio perché la scuola non è altro che un variopinto mazzo di fiori, l'insegnante ha il ruolo di dare a ciascuno di essi un campo fertile in cui crescere. E questo viene dichiarato subito all'interno del romanzo. Non possiamo più permettere che anche uno solo di questi ragazzi si perda o si convinca che la sua vita sia inutile, tanto da decidere di sbarazzarsene. È necessario dunque mettere in atto una didattica inclusiva affinché tutti abbiano le stesse opportunità e fare in modo che nessuno rimanga indietro. Lasciare indietro o perdere anche un solo ragazzo significa che la scuola ha fallito nel suo compito. L'insegnante deve dare dunque agli alunni gli strumenti necessari affinché tutto ciò che si apprende sia utile alla vita. Per troppo tempo abbiamo pensato che la scuola fosse la somma di istruzioni e presentazioni. Io ti dico una cosa e tu la metti nella testa, poi io te la chiedo e tu dalla testa la metti in una verifica e il gioco è fatto. Ma l'intelligenza è invece un dinamismo molto più complesso, in cui la parte che non curiamo è la più importante. Come può una cosa che è dentro di me, insegnante, essere trasferita da te, studente, in qualcosa di tuo, di vitale per te, di necessario per te? Questo processo si chiama relazione. Se non c'è, tutto il resto è pure addestramento, che dura poco e annoia. Inoltre è necessario prestare attenzione al contesto in cui nasce e cresce l'allievo. Non si può insegnare nulla a nessuno se non si conosce la persona nella sua interezza. Non esiste argomento che possa raggiungere il cervello se non entra nel corpo. Proprio per comprendere come il professore, anche se non vede, scruta dentro le vite e le storie di ogni alunno, è emblematico il caso di Elena. Elena. Il primo appello inizia proprio da lei. Elena è la nuova arrivata, la voce che decreterà l'inizio di questo grande salto nel vuoto. Da cosa parte per descriversi? È facile, dal suo nome, la prima forma di identità, il più grande e inestimabile biglietto da visita. Mi chiamo Elena, dice, perché Elena è la più bella e così mio padre ha deciso che si sarebbe chiamata la sua primogenita. Prima ancora di averla vista, era così fiero di me, non avrei potuto che essere la più bella di tutti. Come se prima non fosse mai nato nessun altro. In lei il professore avverte quella piccola e fondamentale eccezione dalla quale partirà tutto, quella ragazza pronta a chiedere sempre il perché, quella ragazza con una fortissima voglia di essere compresa e capita. Elena porta con sé un grande segreto, forse troppo grande anche per la sua stessa età. Con i miei 18 anni di autonomia e amarezza ho abortito, non l'ho detto a nessuno e nessuna di quelle infermiere mi ha chiesto niente. Elena è un tassello fondamentale per il professor Romero. La sua storia lo porta a grandi e quasi scontate consapevolezze, quelle che evidenziano l'importanza di un ruolo come il suo. La sua riflessione abbraccia una situazione in cui la didattica dovrebbe confrontarsi sempre, insegnare cercando di non dimenticare che dietro ogni banco c'è una persona, con le sue idee, i suoi errori, le sue paure e i suoi problemi. Problemi che inevitabilmente incidono sul percorso scolastico e che espongono alla vulnerabilità. Ascoltare e comprendere sono due parole che il professore utilizza costantemente, come se cercasse di arrivare dritto al punto senza troppi giri di parole. Se solo ci prendessimo il tempo di ascoltarle queste vite, dice, chissà quante se ne salverebbero. Non si tratta di farli venire alla luce ogni giorno, e che altro avremmo mai da fare noi insegnanti e noi uomini in generale? Il percorso di Elena non è facile, ma il suo cambiamento è radicale. Il suo professore di scienza diventa sinonimo di speranza, assume un ruolo fondamentale e risponde a quell'interrogativo così importante ma al contempo poco rilevante per tutti. È necessario questo eterno distacco tra chi dovrebbe insegnare e chi dovrebbe imparare?
Le parole del professore conducono verso quell'idea di scuola completamente denudata da qualsiasi falso e fin troppo scontato pregiudizio. Dovrebbe essere un luogo dove conoscere se stessi e il mondo, per poi prendersi cura di se stessi e del mondo, e invece spinge a odiare un sapere che non serve a vivere meglio. Dovrebbe essere un luogo dove imparare a discernere tra ciò che vale e ciò che non vale, ma si è ridotto ad un calderone di conformità e conformismo che non incide sulla vita quotidiana dei ragazzi. Elena pian piano si rende conto che questo calderone di conformità non può riguardarla di persona. Sente addosso il peso della menzogna e cerca di uscirne fuori con il solo metodo che il professore ha sempre cercato di divulgare, la verità. Elena è il frutto di quel cambiamento tanto desiderato ma ancora da raggiungere. È l'idea che anche le piccole menti, per diventare grandi, hanno bisogno di aiuto. Il libro non mette soltanto in evidenza il rapporto insegnanti-alunni dalla parte di questi ultimi, ma ci dà anche una serie di spunti su come può essere il punto di vista dell'insegnante. Il professore Omero Romeo, tra le prime pagine del libro, quando si trova dinanzi ad una delle sfide più difficili che un insegnante possa affrontare, una nuova classe, un nuovo anno, una nuova avventura, afferma: per i ragazzi noi insegnanti siamo ruoli, non persone. Un fatto da scontare. So che si stanno chiedendo se lo scambio è convenuto loro, se sono più cattivo di chi mi ha preceduto, che ne sarà della maturità, se sono sposato o sfigato, o semplicemente se sono normale. La figura di insegnante che ci viene presentata da Alessandro D'Avenia, che ricordiamo è lui stesso un insegnante, è insolita e rompe ogni stereotipo. Fa dell'insegnante qualcosa di nuovo. Il professor Romeo si destreggia nella sua nuova classe, alla ricerca di un modo per conoscere i suoi nuovi studenti. Per inciso, è la classe più difficile dell'istituto, come viene ricordato. Che poi cosa si intende per difficile? E perché tante volte sentiamo queste parole? Il libro permette di mettere insieme tutti quegli aspetti che un insegnante dovrebbe possedere per definizione. Porsi dalla parte degli studenti, conoscere le loro storie, e da quelle provare a trasmettere loro l'amore per qualcosa, la curiosità, il desiderio di conoscenza. Se da una parte ci sono le storie dei ragazzi, abbiamo sentito per esempio quella di Elena, se c'è la loro idea di scuola, di ciò che vorrebbero che fosse davvero, dall'altra c'è un'idea di professore, c'è un uomo che si ritrova a fare i conti con il difficile mestiere che ha scelto, con quella che ha deciso di far diventare la missione della propria esistenza. Ricordo il momento in cui ho deciso che avrei fatto l'insegnante e l'ho confidato ai miei amici. Ero felice, vedevo un futuro pieno di senso, continuare a studiare ciò che amavo e trasmettere quell'amore ad altri. Che cosa c'è di più grande? Eppure tutti mi dicevano parole che trasformavano il mio sogno in illusione. Sarai un morto di fame, ai ragazzi non fregherà nulla, ripeterai sempre le stesse cose e ti ritroverai vecchio a 40 anni. In conclusione, questo libro è sicuramente rivolto ai ragazzi, ma ancora di più agli insegnanti. Il cambiamento nell'insegnamento potrebbe partire anche da tutti loro e da tutti noi che vogliamo diventare insegnanti, da chi lotta fra precariati, supplenze, situazioni impossibili. Questo lavoro potrebbe essere spunto di innovazione, di messa in pratica di nuove regole e modalità per approcciarsi al mondo dello studente, il vero protagonista della scuola. Come l'appello, un modo per lasciare che gli studenti si raccontino e imparino a conoscere se stessi, a dimostrazione che la scuola non è solo un'istituzione, non è solo compiti e infinite ore di lezione, ma è anche e soprattutto un luogo di crescita da cui ripartire. Bene, speriamo che presentandovi questo libro e leggendone assieme alcuni frammenti, vi abbiamo fatto venire un po' di curiosità di leggerlo. Sia che siate studenti, sia che siate docenti, sia che vogliate diventarlo, o anche che siate persone che hanno a cuore il futuro del mondo. Infatti, come nel libro dice Ettore, quando un ministro va a visitare la classe proprio incuriosito dall'aver sentito di questo nuovo modo di fare l'appello, dice: a questa sfida sono chiamati tutti, ragazzi e adulti, ciascuno con chi gli è affidato, con chi ha accanto, con chi gli capita a tiro. Ma è a scuola che tutto deve cominciare. Grazie dell'ascolto e buona lettura.